18 aprile 1974, Genova, ore 20:45. Il sostituto procuratore della Repubblica, Mario Sossi, è appena sceso dall'autobus e sta rientrando nella sua casa in via Forte San Giuliano dopo una lunga giornata di lavoro. Mentre cammina a piedi, Sossi viene assalito da un comando che presidia la zona con diverse auto e un furgoncino. Dopo essere stato percosso, il magistrato viene caricato con forza su una A112 e portato via. Il mattino dopo, il rapimento viene rivendicato dalle Brigate Rosse tramite una telefonata all'agenzia ANSA di Genova. Nel comunicato, Sossi viene definito una pedina fondamentale dello scacchiere della controrivoluzione, un persecutore fanatico degli operai, degli studenti e delle organizzazioni della sinistra in generale. Mario Sossi, classe 1932, inizia la sua carriera nel 1957. Nel 1965 viene nominato sostituto procuratore della Repubblica a Genova e deve la sua notorietà per l'inchiesta sugli scioperi negli ospedali psichiatrici di Quarto e Cogoleto, per l'arresto di alcuni giornalai che espongono riviste pornografiche e per il mandato di cattura nei confronti dell'avvocato Giambattista Lazzagna, accusato di furto di armi ed esplosivi e poi prosciolto in istruttoria. Inoltre, nel 1973, è pubblico ministero nel processo a carico del Gruppo 22 Ottobre, un'organizzazione politico-militare di estrema sinistra. Sossi, il cui nome diventa oggetto di slogan minacciosi, entra così nel mirino delle BR, che la sera del 18 aprile 1974 lo rapiscono. Le Brigate Rosse chiedono la liberazione degli 8 componenti del Gruppo 22 Ottobre in cambio di Mario Sossi, ma il ministro dell'Interno Taviani, a nome del governo, respinge ogni ipotesi di trattativa. Il 18 maggio, a un mese dal sequestro, le Brigate Rosse pongono l'ultimatum. Se le richieste non saranno accolte, Mario Sossi verrà giustiziato. L'avvocato della famiglia Sossi presenta alla Corte di Assise di Appello di Genova l'istanza per la scarcerazione per i componenti del Gruppo 22 Ottobre, ma il procuratore generale Francesco Coco rifiuta di controfirmare l'ordinanza. Mario Sossi viene liberato a Milano il 23 maggio 1974, dopo 35 giorni di prigionia e senza alcuna contropartita. Sossi, senza avvisare nessuno, fa ritorno a Genova in treno e la sera stessa può tornare dalla sua famiglia. Il procuratore generale Francesco Coco, che si era opposto al rilascio degli 8 detenuti del Gruppo 22 Ottobre, verrà ucciso dalle Brigate Rosse l'8 giugno del 1976.